ha fatto tappa anche nel Salento. L'onorevole Antonio Tajani ha voluto fermarsi proprio nelle campagne salentine, quelle campagne dove la xylella ha devastato storia e aziende. Venire ora, quando purtroppo hanno fatto scappare i buoi dalla stalla, se si fosse intervenuto all'inizio, distruggendo quelle 10, 15, 20, 100 piante che erano malate, si sarebbe salvata la coltivazione dell'intera regione. Purtroppo la xylella avanza, bisogna impedire questa marcia trionfale da parte della malattia con un'azione, ripeto, coraggiosa che blocchi subito questa offensiva. Perdere tempo non serve a nulla. Accompagnato dall'onorevole Mauro Dattis, da Gaetano Messuti e dalla candidata al Consiglio regionale Antonella De Pascalis, Tajani non si è sottratto alle domande degli imprenditori agricoli che lo hanno aspettato per consegnargli anche un documento. Di progetti per aiutare i nostri agricoltori, me compresa, con questi campi desolati che ormai non ci sono più gli ulivi, hanno delle idee, hanno qualche progetto per aiutarli in qualche modo per il ripianto di nuove piante fortificate contro questa malattia? Cioè aiutare anche queste persone che purtroppo ormai gli alberi non ce li hanno più. Presente all'incontro anche il candidato presidente Raffaele Fitto, che ha ribadito il suo impegno al fianco degli imprenditori per trovare anche forme di investimento alternative laddove i territori non permettano più di pensare allo storico albero d'ulivo.